Rita, che sta succedendo? Perché mi ha picchiato? Perché non ti voglio più vedere. Perché? Perché non ti voglio più vedere, basta. Oi, Caruso, stai calmo. Calmate, Caruso. Te me lo devi dire perché. Se no, io ti mangio tutti i libri di 1400. Quanto ti diverti, Quanto ti piace giocare. Ecco, io non mi diverto più. Non mi piace più. È colpa mia? E va bene, d'accordo, è colpa mia. Ma tu non mi aiuti nemmeno un po'. Caruso, te non hai mai capito un cazzo. Te non hai ancora capito che a me non mi va più di vederti così di nascosto. E poi di nascosto da chi? Di nascosto da chi? Ehi, bambolina, io e te siamo amanti. Te stai con un altro uomo, vivi con lui, dormi con lui. Ecco perché ci vediamo tutti i pomeriggi alle 4 al cinema Eccelsior. Se no io e te ci farebbe proprio un'altra vita. Ecco, appunto, a me non mi piace più di vederti alle 4 al cinema Eccelsior. Perché? Perché? Ehi, guarda, ti basta poco. Perché? Maremma puttana, Giulia. Vabbè, t'aiuto io, guardami, t'aiuto io. Guardami. Dunque, io non ti voglio più vedere. Io non ti sopporto più. Tu mi fai veramente schifo, sia come uomo, che come donna, che come amante alle 4 al cinema Eccelsior. Perché? Perché ti amo e voglio vivere con te. Oi, ho sentito una vocina e mi ha detto: io non ti voglio più vedere perché ti amo e voglio vivere con te. Giulia, non va bene il suo discorso. Non vuol dire niente. Perché se tu fossi una mia paziente, ti direi: pallina, non ho tempo da perdere. Però visto che tu sei Giulia, la mia Giulia, io ti dico: andiamo a casa nostra. Facciamo finta che non è successo niente. Io mi alzo la mattina, tu sei di là che tu mi fai il caffè, io mi alzo, mi lavo, mi vesto, mi preparo, poi vado alla porta e te tu mi domandi: a che ora torni a casa stasera? E io: alle 8. Io torno alle 8, ma te tu ci sei. Sto male. Io sto male. No, calma, dai, vieni qua. No, così non va.